Nella notte di Natale, la madre, che doveva partorire, non trovò per sé un tetto. Non trovò le condizioni in cui si attua normalmente quel grande, divino ed insieme umano mistero nel dare alla luce un uomo. Ma dare alla luce un uomo si può definire una cosa buona? Dipende da come si vive la vita, la quale a volte ha bisogno di una piccola scossa per tornare nella strada giusta. Vi racconterò la storia di un ragazzo solo, scontroso e spilorcio, contro ogni sorta di sentimento affettivo e altruista, con una sola piccola debolezza al suo ragionamento. Credeva in Dio, forse perché era consapevole di non vivere una vita felice e sperava in un qualcosa di migliore nell'aldilà, e scoprirà che forse avere debolezza rinforza. È tuo cugino? Sì. Che cosa strana. Tu così disponibile nel volontariato, io così egoista. Lo so. È strano anche che io sia riuscito ad aiutare così tanta gente senza nemmeno sapere il loro nome. Ma mai ad aiutare un mio parente così bisognoso. Ah, amici. No. Beh, è fidanzato. Ma così secondo te è fidanzato? Cosa c'è di strano? In quel momento Nene confessò una cosa assolutamente inaspettata a Pietro, il quale rimase allibito e pensò che forse c'era qualche piccolo modo per salvare quel ragazzo da un introverso destino. Ti dico che dovresti pensarci. E io ti ripeto di no, non ho tempo per stupidaggini amorose. Oddio, Ruggero, ti prego, riflettici. Ci ho già riflettuto. È possibile che tu sia così testardo? È una buonissima occasione. Non so se ti ricapiterà in futuro. Spero che non ricapiti. Non capisci? Questa ragazza prova qualcosa per te. Dalle almeno una possibilità. La vita è un brivido che vola via. Fallo volare via colmato di bei ricordi. Senti, ho detto di no. E no, vuol dire no. Ah, se non vuoi che ti sbatta fuori da questa casa bastonate, smettila questo discorso e fatti una tisana. Imbecilla. Tra tutte le persone che ci sono nel mondo, proprio a me toccava il cugino filantropo. Io non ho bisogno di donne, non farebbe altro che pettegolare dalla mattina alla sera. Bah, bubbole. Non sono bubbole, Ruggero. Chi ha parlato? Io. Ma sei in questa stanza? Sì e no. Ma chi sei tu? Sono Dio. Dio? Ma cosa vuoi? Voglio salvarti, Ruggero. Salvarmi? Da che cosa? Dalla vita. Non puoi andare avanti così. Ti stai sciupando piano piano. Io? Sì, tu. Devi dare un'occasione a quella ragazza. Ah, sai anche quello? Per forza. Ma non ci riesco. Lo so che può essere difficile, ma vivere una vita senza una donna significa non vivere. Ma non ne ho bisogno, sto benissimo così. Sul serio, Ruggero? Stai veramente bene così? Non hai mai pensato di avere una vita sociale, con amici, donne, e lasciare perdere i tuoi attuali principi egoisti? Ogni tanto capita di pensarci, ma sai, dopo 16 anni passati a vivere così, cambiare non è facile. No, non lo è, e per fortuna, perché se lo fosse la gente potrebbe passare ogni giorno in un modo diverso. E il mondo andrebbe nel caos. Non lo è già? Sì, lo è. Ma che gusto ci sarebbe nel vivere in un mondo perfetto? Sì, non ci sarebbero più problemi. Ma anche emozioni, ansie, paure e sentimenti legati al dubbio del nostro intelletto, nel fatto di non sapere cosa avverrà. È per questo che hai inventato le donne. Già,
E le ho inventate per tutti. Anche per te, Ruggero. La vita è un brivido che vola via. Non sprecarlo. Perché non ha senso sprecare un dono talmente bello come quello di ricevere la vita. Infatti, anche se la maggior parte della gente esiste, vivere è la cosa più rara del mondo. Ed il motivo è che solo in pochi la sanno prendere saggiamente. E tu, per ora, non ci sei nella lista di quei pochi. Ma so che puoi esserci, se solo capissi quello che voglio dirti. Cioè che la vita non è acquistare ed avere, ma dare ed essere. E vedrai che sarà così se almeno un giorno, un solo e unico giorno della tua vita, ti dedicassi a fare del bene. E hai l'occasione, provando ad uscire con quella ragazza. Ma che gusto ci sarebbe nel vivere in un mondo perfetto? Sì, non ci sarebbe proprio problemi, ma anche emozioni, ansie, paure e sentimenti legati al dubbio del nostro intelletto, nel fatto di non sapere cosa avverrà. Perché non ha senso sprecare un dono talmente bello come quello di ricevere la vita. Infatti, anche se la maggior parte della gente esiste, vivere è la cosa più rara del mondo. Perché durante la vita dovrai affrontare sofferenze, delusioni, disperazioni, ma anche divertimenti, passioni, eccitazioni, le quali ci spingono a sperare di stare sempre meglio e riuscire a rinviare il più possibile quell'angosciante giorno dove tutto finirà. Ruggero, calmati, stai calmo. Io non l'ho fatto con cattiveria. Mi hai preso in giro. Volevo solo aiutarti, l'ho fatto per te. Quel messaggio fu il colpo finale. La mente di Ruggero si aprì in un modo completamente diverso da prima. Non era abituato a tanta tenerezza e capì che Pietro lo aveva fatto per il suo bene ed ebbe un profondo senso di colpa nei suoi confronti. Decise di uscire. Erano le 6. I negozi avrebbero chiuso l'ora successiva e lui doveva per forza comprare un regalo per Pietro. Setacciò mezza Venezia, ma alla fine trovò quello che stava cercando. Tornò a casa, mise il regalo sotto l'albero e andò a letto. Ma la storia non è ancora finita. Ruggero. Senti, Pietro ha imparato la lezione. Adesso basta però, eh. Caro Ruggero, il problema di come dover vivere la vita sta nella nostra mente, che ciarla continuamente, con mille pensieri alla volta. E solamente la chiarezza è il sentiero della pace interiore. E per trovare la completezza, bisogna trovare la propria anima gemella, un tuo spirito affine, qualcuno con cui dividere un tacito legame, con cui avere una profonda intesa mistica.